Ciao Vogue, sono Luisa Ranieri, venite con me, mi sto preparando per il mio tappeto di questa sera del film di Paolo Sorrentino. Camin. Mi sto preparando per il film di Paolo Sorrentino, Partenope. E insomma, sono molto contenta perché oggi abbiamo avuto anche un po' di press conference italiana e sono molto felice di fare questo tappeto. È il primo ricordo, sono venuta qui accompagnando il mio marito che era qui con figli di Marco Tullio Giordano tra i 15 e i 18 anni fa. Tanta stizza, avevo paura di fare questo tappeto, poi ero anche, diciamo, ero molto più giovane, mi fece tanta impressione il muro di fotografi che c'era di fronte, quindi sì, fu emozionantissimo. Questa sera lo rifaccio con un film dove ci sono io dentro e l'emozione sarà sicuramente diversa. Non c'è un personaggio tra i personaggi che ho interpretato che amo di più, perché ogni personaggio ha aggiunto un tassello, forse per fare meglio quello dopo o peggio, però credo che faccia parte di un percorso per cui li ho amati tutti. Credo che proprio il nostro mestiere sia un mestiere che si impara step by step e veramente ogni anche difficoltà che incontri interpretando un personaggio che magari un po' confligge con il tuo modo di essere, ti insegna, no? Dove mollare, dove tenere, cosa, e anche superare i propri limiti. Sono sicuramente in una fase di crescita, sono in una fase che mi sento più libera, come artista parlo, e quindi credo che sia una fase molto fortunata, perché quando sei in una fase in cui ti senti libera è una fase fortunata. Spero ancora di fare tantissimi incontri professionali perché sono quelli che poi ti fanno crescere, sono quelli che aggiungono un tassello all'artista, al professionista che vuoi essere. Pensavamo di fare per i capelli una coda semplice e uno smokey eye leggerissimo senza rossetto, insomma, con delle labbra naturali. Questa sera metterò uno smoking di Saint Laurent, che è un marchio che amo tantissimo. È tanto tempo che volevo mettere uno smoking e insomma, chi meglio di Saint Laurent? E avrò anche degli accessori molto luminosi di Messica. Metterò dei gioielli, diamanti e voilà. La cosa che faccio spesso prima di un evento, di una cosa importante, di solito è farmi una bella tazza di caffè, propiziatoria. Adesso vi lascio perché siamo un po' in ritardo e mi devo andare a vestire. Ci vediamo dopo. Eccomi, sono pronta. Andiamo? Sento bene, sono tutta vestita, quindi sono felicissima. Sono nella mia comfort zone, il tailleur è la cosa che mi piace di più e quindi lo smoking per questa occasione mi sembrava la cosa più giusta. Ciao Vogue, grazie di esservi preparati con me. Ciao.